Trattiamo un po' quindi dei disinfettanti che sono a base di cloro e degli ossidanti in generale. In quanto ossidanti, diciamo una cosa, possono anche essere utilizzati come agenti appunto ossidanti tal quali, per ossidare ferro, manganese, sostanze che hanno odore, colore e sapore, e quindi diciamo non soltanto per la loro capacità disinfettante. La loro efficienza da cosa dipende? Da vari fattori che vanno tutti tenuti in considerazione quando progettiamo un trattamento di potabilizzazione. Prima di tutto, non tutti questi disinfettanti hanno le stesse caratteristiche, sono molecole diverse e ognuno ha la sua reattività e reagisce a volte con sostanze diverse presenti nell'acqua. Quindi il tipo di disinfettante. Altro elemento è la concentrazione, ovviamente aumentando la concentrazione aumenta l'effetto del disinfettante. Poi dipende molto anche dal tipo e dalla quantità di microrganismi, ci sono microrganismi più resistenti e altri meno resistenti alla disinfezione. E poi c'è il tempo di contatto, che è un elemento della progettazione fondamentale, cioè il tempo che il disinfettante resta in contatto con l'acqua e quindi con i microrganismi e con le sostanze sulle quali deve agire. Ultima cosa sono le caratteristiche di qualità in generale, quindi il pH, la torbidità, le sostanze organiche disciolte. Questo perché? Perché se nell'acqua sono presenti delle sostanze che reagiscono col disinfettante preferenzialmente magari rispetto ai microrganismi, questi ovviamente non vengono inattivati e quindi si ha una disinfezione imperfetta. In questo grafico abbiamo riportato un po' quella che è una filiera di trattamento completa per un'acqua di superficie, quindi dalla preossida, un'acqua di superficie di cattiva qualità, diciamo, quindi si parte dalla preossidazione, l'aggiunta di carbone in polvere, la chiariflocculazione, eccetera. Quindi si vede come la disinfezione avvenga in questi casi anche a più stadi. Si può avere appunto una preossidazione sull'acqua grezza, una disinfezione intermedia dopo la chiariflocculazione e una disinfezione finale. Se nel grafico ci spostiamo verso destra, verso acque sempre più pulite, fino ad arrivare a destra, vedete l'acqua di sorgente, cosa si nota? Che vengono a mano eliminati dei trattamenti, che ne so, la preossidazione, poi viene eliminato il carbone attivo, eccetera. Sull'acqua di sorgente, quindi su qualsiasi acqua alla fine, anche di buona qualità, resta la disinfezione finale. Perché? Perché dobbiamo mantenere la qualità microbiologica anche nella rete di distribuzione. Nella rete infatti viene lasciato un minimo residuo di disinfettante, che di solito ha un valore di 0,2 mg litro, proprio per permettere all'acqua di scorrere la tubazione e di arrivare agli utenti ancora di buona qualità, soprattutto microbiologica. E ora passiamo al controllo. Quindi abbiamo visto, siamo arrivati praticamente con questi trattamenti di potabilizzazione ad avere un'acqua finale, un'acqua potabile. Bene, come la controlliamo? Il nostro riferimento di legge è il decreto 31 del 2001, che recepisce una normativa europea, la 9883. Ovviamente c'è la definizione di acque potabili, che ve la potrei anche risparmiare, sono ovviamente quelle per uso potabile, per usi domestici, per la preparazione di bevande e cibi, e quelle utilizzate nell'industria alimentare. Più interessante invece è la definizione, quindi le acque non devono contenere microrganismi patogeni, né sostanze che possono nuocere alla nostra salute. Ma la legge non si ferma qui, non si ferma a dare un'indicazione generale di salubrità dell'acqua, ma indica anche dei requisiti minimi, quindi riporta delle tabelle con parametri chimici e microbiologici e riporta anche i limiti per questi determinati parametri. La conformità, cioè i valori di parametro riportati dalla legge devono essere rispettati non solo nella rete di distribuzione o all'uscita dell'impianto di trattamento, ma al rubinetto di ogni casa. E questo è molto importante. Abbiamo poi i controlli. I controlli devono essere eseguiti in punti rappresentativi della rete, quindi vanno scelti con una certa, diciamo, una certa attenzione. E vengono fatti a due livelli. Un primo livello è quello del gestore, quindi Publiacqua, ogni giorno campiona in giro per le varie città, montagne e colline, campioni di acqua e li porta al laboratorio. A questo controllo, che è detto interno, si aggiunge il controllo dell'azienda sanitaria locale,
Questi sono detti controlli esterni. Quindi l'ASL cosa ha? Sì, il controllo dell'acqua, ma in qualche modo controlla anche quello che fa il gestore, l'operato del gestore del servizio idrico integrato. Passiamo ora a quelli che sono i parametri che dobbiamo controllare per legge. Cominciamo dall'analisi microbiologiche. Allora, abbiamo già detto, e ve lo dirò fino alla nausea perché è importantissimo, l'obiettivo primario dei processi di potabilizzazione e quindi anche del controllo di qualità è avere una sicurezza microbiologica dell'acqua potabile. Perché? Perché l'acqua è un mezzo di trasmissione di malattie, può contenere un buon numero di microrganismi patogeni che provengono dalle feci di uomini e animali. Quindi l'acqua è il portatore di numerose malattie e quindi anche può portare al rischio di epidemie che nel corso dei secoli sono avvenute anche. I microrganismi patogeni presenti sono batteri, virus, protozoi, elminti e anche altri. Cos'è che rende questi microrganismi patogeni? E quali sono i fattori che influenzano la patogenicità? Sicuramente la concentrazione di microrganismi, espressa in numero per unità di volume. Poi abbiamo il tempo di sopravvivenza in acqua. Questi patogeni sono microrganismi abituati a vivere a 37 gradi nel corpo degli uomini e degli animali. Quindi tipicamente l'acqua non è il loro elemento ideale, però riescono a sopravvivere e alcuni addirittura anche a riprodursi. Quindi ovviamente i più resistenti in acqua e quelli che si riproducono saranno anche quelli più pericolosi. Abbiamo poi la dose minima infettante, quindi tanto più bassa, tanto più è pericoloso il microrganismo, e poi ovviamente c'è un livello di sensibilità di ciascun individuo, quindi gli individui che sono già debilitati o ammalati hanno più rischio di ammalarsi. Torniamo un attimo ancora ai trattamenti, proprio per quanto riguarda la qualità microbiologica. Per garantirla bisogna avere un approccio che si dice a barriere multiple, cioè bisogna agire di prevenzione. Bisogna prima di tutto proteggere la risorsa dalla contaminazione microbiologica e bisogna arrivare alla rimozione quasi completa dei patogeni prima della disinfezione finale, quindi non affidarla completamente alla disinfezione finale. Poi ovviamente dobbiamo avere dei controlli su impianti e quindi abbiamo allarmi, abbiamo il telecontrollo, abbiamo misura di parametri in linea e poi all'ultimo livello, il più alto, abbiamo il controllo di qualità, cioè sulle acque trattate della rete di distribuzione vengono appunto prelevati i campioni e analizzati. Passiamo ora a parlare un po' delle analisi che vengono fatte. I patogeni non vengono determinati con facilità. I metodi sono difficili, costosi, sono anche piuttosto poco sensibili. E allora per questo motivo si ricorre a dei microrganismi che sono comuni nelle feci di animali a sangue caldo. E questi sono microrganismi definiti indicatori, parametri indicatori. Questi microrganismi che caratteristiche hanno? Hanno un comportamento simile a quello dei patogeni nell'ambiente, sono abbondanti nelle feci, devono avere una resistenza ai trattamenti e in particolare alla disinfezione analoga o addirittura superiore a quella dei patogeni. E infine devono essere determinabili in maniera semplice e ripetibile. A questo punto veniamo a quelli che sono i limiti di legge. Questi sono i parametri, i microrganismi indicatori che noi analizziamo sull'acqua potabile per valutarne la qualità. Nella tabella A abbiamo le Escherichia coli e gli enterococchi, che sono dei microrganismi di sicura origine fecali e devono essere tassativamente assenti nell'acqua finita. Nella seconda tabella, che è quella dei parametri indicatori, abbiamo invece Clostridium perfringens, batteri coliformi, che hanno un'origine mista sia fecale che ambientale e per questo motivo sono detti appunto parametri indicatori che hanno una valenza sanitaria un po' inferiore rispetto a quelli della tabella A. Comunque devono essere, per avere una sicurezza microbiologica, assenti nelle acque. Abbiamo poi le carica batterica a 22 gradi centigradi, per la quale la legge addirittura non dà neanche un limite. Dice che devono essere senza variazione anomala, e questo perché sono degli indicatori di igiene piuttosto generali.